Fingiti stupido o stupida, quindi coglione o cogliona, detto in modo molto volgare, per capire, per studiare la mente umana, o meglio il carattere umano. Io ti do questo suggerimento, a breve ti spiegherò come agire, perché io, che ho, diciamo così, quasi 31 anni d'età, in passato, e ripeto, in passato, ho adottato questo metro di comportamento. Che significa? Molto semplice. Io, diciamo così, che non tanto alle elementari no, perché ero chiaramente un ragazzino molto ingenuo, neanche alle medie questo è avvenuto, ma a partire dal primo superiore fino al quinto, io ti posso garantire che ho fatto appositamente il coglione, detto in modo molto molto volgare, perché volevo e ho avuto l'intenzione di studiare la mentalità umana. In buona sostanza, anche in tempi passati, anche forse 1 o 2 anni fa, in compagnia anche di un gruppo di ragazzi, facevo il coglione. Lo facevo apposta però. Poi ho smesso perché ho detto basta, ormai la mente umana l'ho studiata, io ora so cosa c'è dentro e dietro a un essere umano e quindi ti posso garantire che, diciamo così, riesco a capire, grazie anche all'intuito infinito che dispongo, di cui dispongo, qual è la mente umana. Io però a partire dal primo superiore fino al quinto, ma anche, e ripeto, 2 anni fa, oggi siamo al 2018, per esempio nel 2013 o anche 14, con alcuni ragazzi del mio gruppo, ecco che mi, diciamo così, spacciavo per coglione, facevo la figura del coglione appositamente, innanzitutto per trollare l'altro. L'altro non se ne rendeva conto, magari l'altro pensava di percularmi, quindi di coglionarmi, in realtà facevo il coglione apposta per perculare lui o lei. Chiaramente era tutto voluto e studiato già prima. Ecco, questo è il consiglio che ti posso dare. Perché questo? Perché in questo modo tu riesci a capire esattamente quello che c'è dentro una persona, quello che c'è all'interno di una persona. Una persona può, diciamo così, essere in tanti modi diversi. E io voglio puntare proprio su questo, voglio far capire a tutti che noi, se vogliamo e se volessimo, possiamo diventare coglioni, possiamo fare la figura dei coglioni. Però la cosa bella è che tu non devi fare il coglione o la cogliona, diciamo così, a tempo indeterminato. Tu devi fare il coglione o la cogliona a tempo determinato. Cioè, cosa significa questo? Significa che tu ti devi spacciare per deficiente, per coglione, per quello che fa la figura del pirla, del deficiente, del coglione o della cogliona. Però dopo, al momento opportuno, dimostri effettivamente e concretamente che non sei il coglione che, o la cogliona che magari loro hanno, diciamo così, voluto cucirti addosso. Io alle superiori ho utilizzato questo metro, quindi quasi tutti mi scansavano, magari c'era il voler ignorare un individuo e io, diciamo così, che ho avuto vita facile perché, diciamo così, avendo queste rotture di coglioni in meno, ecco che ero felice di apparire come un coglione. In realtà non sono un coglione, anzi, devo dire che l'intuito non mi manca assolutamente. Io riesco a capire in 448 com'è la mente di una persona, riesco a capire in poco tempo cosa c'è dentro una persona. Perché questo? Perché ho un grande cervello, sono dotato, ripeto, di un intuito pazzesco e soprattutto quando una persona ha a che fare con me, io riesco a comprendere subito dove vuole arrivare e soprattutto se è una persona che cogliona e quindi che percula gli altri o l'altro. Quindi, ripeto, il diventare coglione o il diventare cogliona che può eventualmente esserci in te deve essere utile perché tu in questo modo educhi la massa. Ti spacci per deficiente, ti spacci per persona, diciamo così, stupida, tra virgolette. Ma poi, quando è il momento giusto, anche dopo il tempo necessario, ti prende il tempo necessario per dare l'input, per dare la, chiamiamola
chiamiamola batosta tra capo e collo, quindi tra qui testa e collo, qui proprio qua gli deve arrivare, alle persone che magari ti hanno reputato come un coglione o come una cogliona. Non è difficile, non è complicato, abbi fede che ci puoi riuscire. In questo caso qua, se ovviamente adotterai una tecnica di comportamento, quindi una tecnica comportamentale del genere, ovviamente ti inimicherai qualcuno, nel senso che delle persone sicuramente ti prenderanno in giro per i fondelli, penseranno che sei proprio un coglione patentato, un coglione doc. In realtà stai semplicemente ed unicamente conducendo un gioco che potrà eventualmente tornarti utile, perché nel momento opportuno, ripeto, darai una batosta tra capo e collo, quindi tra qui capo e collo, quindi qui, alle persone che magari vogliono farti soffrire oppure che ti hanno già fatto soffrire. Quindi mi raccomando, dammi retta, questo chiaramente è il mio consiglio personale. Io a quelle persone che magari vedono questo video e hanno fatto parte del mio iter scolastico a partire dal primo superiore fino al quinto, dico: ebbene, cari ragazzi, cari ragazzi, io mi sono spacciato per coglione. Alle medie già questo accadeva un po' di meno, perché comunque alle medie c'era un contesto diverso, c'erano ragazzini e ragazzine, c'era un certo bullismo, perché in prima media c'era molto bullismo quando io sono arrivato in prima media, ancora mi ricordo oggi. Però oggi, se invece incontri una persona delle medie, fa finta di volerti bene, fa finta di amarti, fa finta di idolatrarti, facci caso. Magari alle medie tu gli stavi sulle palle, no? Magari ti prendeva per il culo, ti prendeva in giro, ti prendeva per i fondelli. Ora invece fa il santo, la santa: oh caro, come stai, come va, tutto bene? Ecco, quello è il comportamento tipico di alcune persone. Però dammi retta, fai come ti ho detto, perché secondo me quando è il momento opportuno tirerai fuori gli attributi, tirerai fuori quello che hai dentro, e poi finalmente farai capire a queste persone come effettivamente bisogna vivere la vita. Quindi ripeto, dammi retta, io non sono uno che parla a vanvera, io sono uno che parla col cervello. Molte persone possono dire: ah, ma tu dici cose stupide, cose banali. No, io dico cose vere, io dico cose che effettivamente tengono piede, tengono, diciamo così, campo, tengono, diciamo così, dibattito. Quindi ascolta le mie parole, mettile in pratica e sono convinto che ti troverai bene. Io chiaramente ti do un consiglio, tu poi sei libero, anzi liberissimo, di fare ciò che vuoi, di fare, appunto, di adottare il comportamento che tu vuoi, che tu, diciamo così, ritieni più opportuno. Bene, quindi fammi sapere appunto cosa ne pensi a proposito di questa, chiamiamola, mia disamina personale sul consiglio che ti ho dato. Se questo consiglio lo reputi corretto, esatto, se questo consiglio che ti ho dato lo reputi giusto, metti un bel mi piace e metti un commento. Se lo reputi invece un commento, o meglio un giudizio, una disamina sbagliata, errata, non corretta, metti anche un altro mi piace, un non mi piace. Ecco, grazie, un saluto e al prossimo video. Aleandro di Roma.